La città di Ancona ha ospitato i campionati italiani assoluti di atletica della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale presso l'impianto Italico Conti in via della Montagnola. La manifestazione organizzata ancora una volta in maniera impeccabile dalla società Antropos di Civitanova, guidata dal presidente Nelio Piermattei, è stata patrocinata da Regione, Provincia e Comune di Ancona e ha potuto contare sulla collaborazione attiva della Federazione Italiana di Atletica Leggera Marche, la Federazione Italiana Cronometristi Ancona e il Comitato Italiano Paralimpico delle Marche. A sfidarsi in pista e in pedana sono state le migliori 28 società di categoria d'Italia per un totale di 134 iscritti e una rappresentanza di 11 atleti marchigiani tesserati con l'associazione sportiva Antropos Civitanova, la SoSport di Urbino, la polisportiva Mirasole Fabriano e l'atletica Osimo. Per l'Antropos di Civitanova si tratta di un altro notevole successo organizzativo, visto che nel giro di 3 mesi, da marzo ad oggi, è riuscito ad organizzare nella città dorica anche i campionati mondiali e i campionati assoluti di atletica leggera indoor, FISDIR e FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali, in contemporanea ai campionati invernali di lanci FISPES e all'attuale evento. Tutte manifestazioni di prestigio rese possibili dall'ormai collaudata collaborazione tra l'Antropos e il Comune di Ancona, a loro volta sostenuti dalla Protezione Civile, dall'ANPAS di Ancona, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, e da numerosi volontari al lavoro nelle giornate di gara. Sì, oramai siamo abbastanza, direi, consolidati nell'organizzazione. Io negli ultimi 3 anni noi abbiamo organizzato 8 campionati italiani con questi, oltre al campionato mondiale del marzo scorso, quindi lo staff è collaudato, i miei collaboratori sono sempre comunque pronti. Direi che è andata benissimo anche quest'ultima organizzazione, quindi la soddisfazione c'è. Abbiamo sempre parlato dell'Antropos come punto di riferimento delle Marche, possiamo fare un passo in più? Si può sempre fare un passo in più, nel senso che comunque l'obiettivo è consentire sempre più ragazzi di praticare lo sport. In questo caso lo sport per disabili, questa è la nostra mission. Quindi l'obiettivo è sempre cercare di ampliare i nostri orizzonti, consentendo, agganciando maggiori interlocutori per portare i ragazzi su quella che è una pista, su quella che è una piscina, dove si pratica lo sport. Beh, intanto va ringraziata sia la federazione sia la società Antropos per questa perfetta organizzazione. Devo dire, sono rimasto colpito dal fatto che hanno partecipato tanti ragazzi e tanto entusiasmo, tanta volontà, diciamo, di gareggiare e di avere buoni risultati. Poi le Marche si sanno difendere come sempre, abbiamo un buon esempio di integrazione e di associazioni sportive che fanno praticare sport a tutti quanti e credo che questo sia il risultato vero dal punto di vista della politica sportiva sul quale dobbiamo essere fieri e contenti. Le Marche si sanno difendere da tutti i punti di vista, anche perché questo è solo uno dei tantissimi eventi di rilevanza nazionale e internazionale che si sono svolti ad Ancona. Ma assolutamente, ci fa piacere, se ricordo bene questa manifestazione lo scorso anno era sempre territorio marchigiano a Macerata e poi qualche mese fa proprio qui di fianco abbiamo avuto i campionati mondiali proprio di atletica leggera indoor, che significa che le Marche sono ben attrezzate, che hanno una capacità organizzativa notevole, che c'è una fiducia anche da parte della federazione, quindi questo va dato come riconoscimento. E dall'altro c'è un movimento sportivo che guarda con interesse anche ai nostri ragazzi diversamente abili che possono dare il proprio contributo. Ci sono atleti di livello nazionale e questo ci fa molto piacere. Siamo molto orgogliosi di aver riportato questo campionato italiano che l'anno scorso non era stato fatto ad Ancona qui. Oggi è una splendida giornata, forse un po' troppo calda, ma veramente uno spettacolo incredibile. Gli atleti sono qui dalla mattina presto e stiamo vedendo un record dietro l'altro e quindi veramente complimenti all'Antropos per l'organizzazione splendida come al solito del presidente Piermattei e a tutti gli atleti che stanno dando veramente grande spettacolo. Oltretutto, già qualche mese fa ci sono stati altri eventi importantissimi per quanto riguarda l'atletica paralimpica.
Ma sì, stiamo lavorando oramai da qualche anno per portare tanti eventi di livello qua ad Ancona, non solo per il Paralimpico ma in generale per tutti gli sport. Consideriamo che ci sono stati comunque a febbraio campionati assoluti indoor dei normodotati, poi abbiamo fatto i campionati paralimpici dentro sempre indoor, adesso questi, insomma stiamo ospitando grandi eventi e lo facciamo con immenso piacere e stiamo insomma dimostrando che Ancona merita l'attenzione dello sport nazionale, perché qui ci sono eventi grazie anche alle belle strutture che abbiamo e all'organizzazione di tutte le società sportive e delle federazioni, la possibilità di fare qualcosa di importante e ripeto, come ho detto prima, andiamo molto orgogliosi perché stiamo ospitando livelli di carattere nazionale ed internazionale. Tanti primati nazionali, ma la vittoria più grande è quella di avere sempre gli spalti gremiti. Ma sì, assolutamente, anche gli spettatori, cittadini ancoretani e non che seguono queste manifestazioni sono tante. Se pensate anche solo qualche mese fa abbiamo fatto i campionati Master Atletica Leggera qua ad Ancona, c'erano 3.000 atleti, ma accompagnati da altri 2.000, da altri 2.000 atleti che fra mariti e moglie che hanno riempito veramente tutte le tribune dei nostri palazzetti, con la cittadinanza che ha risposto veramente alla grande. Quindi siamo veramente soddisfatti, Ancona deve respirare quest'area, un'area positiva, un'area di integrazione, di socializzazione e tutto attraverso lo sport. L'Antropos di Civitanova si è distinta anche sotto il profilo sportivo, visto che ben 7 dei suoi tesserati hanno partecipato alle gare. Questi gli atleti che si sono messi in evidenza. Oro nei 100 e nei 200 metri per la campionessa italiana Florence Repetto di Civitanova Marche. Oro nel getto del peso e nel giavellotto con Marco Facchino di Montecosaro. Oro di Federico Mei di Civitanova al debutto nei 5.000 metri marcia. Paola Badini di Sant'Elpidio a Mare, argento nei 1.500 e bronzo nei 400 metri. Argento per il civitanovese Carlo Corallini nel salto in lungo. Oro della staffetta Cutichi Mattei, Mei e Corallini e il record italiano. Oro anche per Carlo Corallini nel salto triplo con tanto di primato personale. Oro nei 400 metri per Rud Cutichi. In evidenza anche altre società marchigiane. La Polisportiva Disabili Fabriano ha festeggiato l'oro con record europeo di Daniel Gerini nel lancio del disco e il titolo italiano di Luca Mancioli nei 100 metri. Quinto posto dell'Associazione Sportiva Urbino con Luca Moretti nel lancio del disco e bronzo conquistato dalla compagna di squadra Angela Giampaoli, vincitrice anche dell'argento nel lancio del disco. Da segnalare anche le prove nei 100 metri e nei 400 metri di Gaetano Schimmenti, in forza all'Atletica Osimo. Le gare sono state intervallate dallo spettacolo degli sbandieratori dell'Araba Fenice di Corinaldo, che hanno incantato i numerosi spettatori in tribuna per 20 minuti, mentre per le premiazioni sono intervenute numerose personalità come il delegato provinciale del CONI Fabio Luna, l'esponente del Comitato Italiano Paralimpico Tarcisio Pacetti e l'assessore di Ancona Andrea Guidotti. In prima linea anche il capo della Segreteria Regionale delle Marche e membro della Giunta Nazionale del CONI Fabio Sturani. Bilancio oltre ogni aspettativa per Nelio Piermattei, presidente dell'Antropos. Ottimissimi risultati per l'Antropos, direi. Cominciare dalle prestazioni di ieri con parecchi ori, la maggior parte dei nostri ragazzi sono andati a podio, quasi tutti sostanzialmente. Complessivamente credo staremo sugli 7 oro di degli italiani, oltre al record nella staffetta che ha chiuso la serata di ieri con un'ottima ciliegina, già ci apparteneva al record italiano, l'abbiamo abbassato di quasi 15 secondi, quindi direi ottimamente concluso. Poi la giornata di oggi è 3 secondi fa, la finale della 4% con recupero al photo finish, vinta pure quella, quindi direi un'ottima soddisfazione dal punto di vista tecnico. Uno dei vostri punti di forza è coniugare lo sport allo spettacolo, come ha dimostrato l'esibizione degli sbandieratori dell'Araba Fenice di Corinaldo. Sì, oramai sono dei nostri compagni di viaggio dai mondiali scorsi in cui hanno partecipato alla cerimonia d'apertura. Direi che è stato un momento lieto all'interno di un contesto di gare, quindi abbiamo un po' anche allentato il ritmo e questo è stato piacevole. Siamo giunti ormai alla conclusione di un'annata intensa, quindi il bilancio di quest'anno dal punto di vista dei risultati?
Dal punto di vista dei risultati io aspetterei ancora 2 mesi perché abbiamo l'obiettivo Rio, che oggettivamente è l'obiettivo principale della stagione, al di là di tutto. Credo dovremmo avere i nostri 3 atleti presenti, spero, quindi ci presentiamo bene con Assunta che ha chiaramente ottime possibilità. Rudy dovrebbe essere la Fiere Fisdir presente a Rio, quindi credo l'altro giorno era ospite con la delegazione paralimpica dal presidente Mattarella. Quindi la stagione la finiremo lì, ma al di là dei risultati che verranno credo che la soddisfazione c'è grande sia per l'avvio di nuove attività, sia per i risultati tecnici, sia per i risultati organizzativi. Quest'anno abbiamo organizzato 3 campionati di cui un mondiale, 2 italiani, 3 kermesse regionali, quindi siamo sempre sulla cresta dell'onda da questo punto di vista. Quando si arriva al top è sempre difficile migliorarsi, ma qual è l'obiettivo primario del 2017? L'obiettivo primario è consolidare il già fatto, come sempre io dico bisogna migliorare gli errori che ci sono e quindi cercare di ricommetterli in futuro, di evitarlo. Obiettivi difficili da dire, nel senso a livello sportivo cerchiamo sempre di migliorare le nostre prestazioni tecniche, quindi con i tecnici a fine stagione si ragionerà un po' sull'andamento della stagione e si prospetterà un po' quello che è il futuro, vedremo. Siamo qui con i ragazzi dell'Antropos che ieri hanno stabilito il primato nazionale nella staffetta 100x400 e oggi sono arrivati i primi con un grandissimo recupero finale nella staffetta 4x100. Ragazzi, una grandissima soddisfazione. Io sono contento, ci ringrazio Nelio d'Antropos per quello che fanno per me, ringrazio i miei amici Federico May, Carlo, Alessandro. Sono contento che abbiamo vinto anche ieri, non me l'aspettavo delle staffette, però quello è andato bene, ci stiamo allenando bene e sono contento di loro anche della società. Siete stati bravissimi e si tratta di un primato nazionale quello di ieri. Sì, ma a me sì, mi è stato felice con loro, con Rudy, Federico, Mattei, cioè, sono molto stato contento di fare questa gara e adesso speriamo di andare più, andare più meglio di possibile che possiamo fare. Siete stati dei veri guerrieri, me lo fate un urlo di combattimento? Andiamo! Andiamo!